Cari fedeli, siamo spesso abituati a cercare profezie in antiche scritture o in dichiarazioni profetiche esplicite. Tuttavia, ciò che potrebbe sfuggire alla nostra attenzione è la possibilità che profezie significative possano essere celate nelle pieghe di preghiere quotidiane e antiche. Le preghiere, infatti, spesso considerate veicoli di devozione e richieste divine, possono rivelarsi autentiche fonti di profezia. Nel video di oggi vi riportiamo un esempio notevole di questo fenomeno. La preghiera di Papa Leone XIII a San Michele Arcangelo. Attenzione però, perché qui riporteremo la preghiera completa, una versione sconosciuta ai più. La versione che vi riportiamo oggi fu cambiata nel 1934 con una più breve, senza alcuna spiegazione. Vi invitiamo a rimanere fino alla fine del video, per non perdervi nemmeno una parola della preghiera, che svela palesemente una profezia che già al tempo si voleva nascondere. Vi spiegheremo nel dettaglio l'interpretazione in chiave profetica, e vi rivolgeremo una domanda per capire il vostro prezioso punto di vista. Prima di iniziare, lasciate un amen nei commenti per la protezione del nostro San Michele Arcangelo. Il 25 settembre 1888, dopo aver celebrato la Santa Messa, Papa Leone XIII stava assistendo ad una messa di ringraziamento, quando successe qualcosa di incredibile. Di colpo, il suo sguardo si sollevò, fissò intensamente qualcosa al di sopra della testa del celebrante. Il suo volto, nel mutare di colore ed espressione, trasmetteva chiaramente che stava assistendo a qualcosa di straordinario e grandioso. Infine, come se fosse tornato in sé, si diede un leggero ma energico colpo con la mano, e si alzò. Papa Leone XIII rimase così traumatizzato, che una volta raggiunto il suo studio, ricevette la visita di diverse persone che volevano assicurarsi che stesse bene. Ripresosi, il Papa descrisse una spaventosa conversazione che aveva udito provenire dalle vicinanze del tabernacolo. La conversazione consisteva in due voci, voci che Papa Leone XIII comprese chiaramente essere quelle di Gesù Cristo e del diavolo. Satana disse a Gesù che poteva distruggere la sua chiesa, e Gesù rispose sfidandolo a farlo. Satana replicò, dicendo di aver bisogno di più tempo e più potere per realizzare tale impresa. Gesù chiese quanto tempo e quanto potere. E Satana rispose indicando un periodo tra i 75 e i 100 anni, con un potere superiore su coloro che si sarebbero offerti al suo servizio. Gesù acconsentì, dicendo a Satana che avrebbe avuto il tempo e il potere necessari, e lo esortò a fare ciò che voleva. Udendo queste parole, Papa Leone XIII si rinchiuse nel suo studio, e dopo circa mezz'ora fece chiamare il segretario della Congregazione dei Riti. Tendendogli un foglio, gli disse di farlo stampare, e di farlo pervenire a tutti gli ordinari del mondo. Prima di dirvi cosa conteneva quel foglio, chiediamo a chi non l'ha ancora fatto, di iscriversi al nostro canale Cuore di Cristo Prayers. Grazie al vostro sostegno riusciremo a portare avanti questa nostra missione. Il foglio conteneva la preghiera a San Michele Arcangelo, ma non la più breve, che molti di noi conoscono, ma una molto più lunga. Questa è la preghiera più breve, che veniva recitata alla fine della messa, ma che sarà poi soppressa dopo il Concilio Vaticano II, terminato nel 1965. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Supplichevoli ti preghiamo, tu che sei il principe della milizia celeste. Con la forza divina rinchiudi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che girano il mondo per portare le anime alla dannazione. Amen. Anche se questa preghiera, come abbiamo detto, fu poi abolita,
Il grande Papa Giovanni Paolo II si espresse due volte a riguardo, invitando a recitarla ugualmente in privato. Nel 1987, Giovanni Paolo II, durante la sua visita al santuario di San Michele Arcangelo sul Monte Gargano, affermò che la lotta contro il demonio, associata all'Arcangelo Michele, è attuale anche nel presente, poiché il demonio è ancora attivo nel mondo. Egli dichiarò che in questa battaglia, l'Arcangelo Michele si trova al fianco della Chiesa, per difenderla dalle tentazioni del secolo, e per aiutare i credenti a resistere al demonio, che va in giro come un leone ruggente cercando chi divorare. Notate bene queste parole del Papa, perché denotano come lui fosse bene a conoscenza della preghiera completa originale, che fu utilizzata addirittura negli esorcismi. Nel 1994, sempre Papa Giovanni Paolo II parlò della famosa preghiera a San Michele di Leone XIII, affermando che, anche se non veniva più recitata alla fine della celebrazione eucaristica, non doveva essere dimenticata, invitando a recitarla per ottenere aiuto nella battaglia contro le forze delle tenebre. Ora vi riportiamo la preghiera a San Michele nella sua totalità, e ne daremo, alla fine, l'interpretazione profetica. Rimanete con noi, perché ci piacerebbe avere una vostra risposta alla domanda che vi faremo. Gloriosissimo Principe degli eserciti celesti, San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento e nella lotta che conduciamo contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Vieni ad aiutare gli uomini che Dio ha creato incorruttibili, fatti a sua immagine e somiglianza, e ricomprati a prezzo così caro della tirannia del diavolo. Combatti oggi, con l'armata degli angeli beati, le battaglie del Signore, come hai combattuto una volta il capo dell'orgoglio, Lucifero, e i suoi angeli ribelli, affinché essi non prevalsero e non ci fosse più posto per loro in cielo. Fu precipitato questo grande drago, l'antico serpente, colui che chiamiamo il diavolo e Satana, colui che sconvolge il mondo intero. Fu precipitato sulla terra, e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Questo antico nemico e omicida si è ribellato veementemente, mascherato da angelo di luce, con tutta l'orda degli spiriti maligni, percorre e invade la terra in profondità, per cancellare da essa il nome di Dio e del suo Cristo, per rubare, per uccidere, e per perdere con la morte eterna le anime destinate alla corona di gloria eterna. Il veleno della sua malizia, come un fiume ripugnante, il drago malefico lo fa scorrere negli uomini dallo spirito depravato, e dal cuore corrotto, spirito di menzogna, spirito d'impietà e di bestemmia, soffio mortale della lussuria, di tutti i vizi e iniquità. Nemici molto furbi hanno messo le loro mani empie su tutto quello che la Chiesa, sposa dell'Agnello Immolato, ha di più prezioso, e l'hanno saturata di amarezza. Laddove si stabilirono la sede del Beato Pietro, e il pulpito della verità per la luce delle nazioni, l'hanno posto il trono dell'abominio, della loro impietà. Così che colpendo il pastore, possano disperdere il gregge. Sii dunque presente San Michele Arcangelo, capo invincibile presso il popolo di Dio, contro gli assalti delle forze spirituali del male, e da loro la vittoria. Sei tu che la Santa Chiesa venera come suo custode e padrone. Tu che la Chiesa si glorifica di avere come difensore contro le potenze criminali della terra e dell'inferno. Sei tu colui a cui il Signore ha affidato le anime dei redenti, per introdurli nella felicità celeste. Scongiura il Dio della pace di schiacciare Satana, affinché esso non possa più incatenare gli uomini né nuocere alla Chiesa. Presenta le nostre preghiere all'Altissimo, affinché si manifesti prestissimo per noi la misericordia del Signore. Afferra il drago, l'antico serpente, cioè il diavolo e Satana, e caccialo incatenato ai piedi di Gesù crocifisso perché non possa mai più sedurre le nazioni. Perciò, con la tua mano forte e la tua protezione, appoggiati sulla grazia del nostro battesimo,
Intraprendiamo con fiducia e sicurezza, nel nome di Gesù Cristo, nostro Dio e Signore, di respingere gli attacchi e le furberie del demonio. Che la tua misericordia, Signore, si eserciti su di noi, nella misura della nostra speranza in te. Signore, esaudisci la mia preghiera, e che il mio grido giunga fino a te. Preghiamo, Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, invochiamo il tuo santo nome e supplichiamo la tua bontà, che, per l'intercessione di Maria Immacolata, Madre di Dio e sempre Vergine, di San Giuseppe, sposo della stessa Santa Vergine, di San Michele Arcangelo, dei santi apostoli Pietro e Paolo e di tutti i santi, tu degni di concederci il tuo soccorso contro Satana e contro tutti gli altri spiriti impuri che si aggirano nel mondo, per nuocere al genere umano e per perdere le anime. Per lo stesso Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Come chi legge la preghiera può notare, Papa Leone XIII sembrava prevedere e predire la grande apostasia. Sembrava indicare che questa apostasia sarebbe stata guidata da Roma. Papa Leone prevedeva che questo luogo, dove la cattedra di Pietro era stata istituita dal primo Papa, San Pietro stesso, diventasse il trono dell'abominevole impietà di Satana. Quando il pastore, ovvero il vero Papa, sarà colpito, il gregge, cioè i fedeli cattolici, saranno dispersi. Papa Leone XIII prevedeva l'attuazione di una religione cattolica apostata e contraffatta da Roma, in cui il vero Papa sarebbe stato sostituito da un antipapa usurpatore, con il disegno iniquo di disperdere il gregge. La preghiera di Papa Leone prevedeva anche che gli apostati impuri di Satana avrebbero posato mani empie su tutto ciò che ha di più prezioso la Chiesa. Quali sono i tesori della Chiesa? I tesori della Chiesa sono quelle cose che Cristo le ha affidato, ovvero, il deposito della fede, con tutti i suoi dogmi, e i sette sacramenti. Pertanto, la preghiera di Papa Leone prevedeva il tentativo di distruggere il deposito della fede con il Concilio Vaticano II, e i nuovi riti sacramentali della Chiesa post-Vaticano II. Nel 1934, la suggestiva preghiera di Papa Leone fu modificata senza spiegazioni. Casualmente, la frase chiave che faceva riferimento all'apostasia a Roma fu rimossa. Non c'è nulla di sbagliato nella preghiera più breve a San Michele, anzi, è molto buona ed efficace. Tuttavia, il punto è che non è la più lunga preghiera a San Michele composta da Papa Leone XIII. La preghiera più breve fu, secondo molti, promossa come sostituto, in modo che i fedeli fossero all'oscuro del contenuto straordinario della preghiera più lunga. In ultima analisi, le parole di Papa Leone XIII suggeriscono che le forze dell'Anticristo avrebbero stabilito il loro trono a Roma. Secondo voi tutto ciò deve ancora succedere, o è già successo? Che Dio illumini sempre il vostro cammino, ci vediamo nel prossimo video.